Bentornati ragazzi e bentornati in un episodio di Eastward. Dunque, l'ultima volta il Wind God ha funzionato, ha mandato via Miasma e dobbiamo tornare, se non sbaglio, al Tempio per vedere adesso cosa ci diranno lì. Comunque, almeno ci siamo salvati questa volta, non sono morti tutti male. Allora, rieccoci al Tempio. Mi spiace per questo boss, non so cosa sia successo. Può essere aggiustato? Ci vorrà una giornata? Ma ci vuole troppo, è un'emergenza. Alva, che cosa pensi di fare? Beh, non sembra un problema così grande. Ma adesso ho le mie mani un po' impegnate al momento. Lì! Oh, Mr. Sonic Punk, ci incontriamo ancora? Sonic chi? Che coincidenza! Sembra che l'ascensore del tempio si sia un attimo impallato. L'unico modo per scendere, volevo dire, per arrivare ai controlli della stanza di sotto, e fare il giro lungo attorno alla parte esterna della città. C'è un tunnel che potete usare. Se usate la Midtown Exit, non potete mancarla. Va bene. Abbiamo un nuovo target, Sam. Sì, Sam. John, al laboratorio. Anzi no, al maintenance tunnel. Va bene, va bene. Quindi faremo un giro lungo, a quanto pare, sempre per allungare il brodo. Allora, mi puoi spostare più giù che famo prima? Vediamo, posso fa. Ok, qua. Quindi scendendo qui e più giù, no? Ok, girando qua e poi sopra, va bene. Possiamo cucinare qualcosa? Mi sa non ho ingredienti. Non ho ingredienti, però al momento sto abbastanza messa bene. La padella quadrata mi fa troppo ridere comunque. Allora, da qua sì, però forse meglio passa sotto. Fa il giro così. A posto. Ignorati tutti, chi se ne frega. Eccovi. Mr. Sonic Punk. Oggi ci incontriamo, eh? Mi sono ricordato di... volevo darvi qualcosa. Che è sto coso? Una bomba? Flutter bomb. Una bomba che vola? È una flutter bomb. È un pallone ripieno di polvere combustibile. Va automaticamente addosso ai nemici che avete targato, quindi nel senso, cioè, vuoi colpire quel tipo di nemico, ci va addosso automatico. Non è potente come una bomba normale, però comunque fa danno. Perché non ci provi col generatore lì? Se riesci a bruciare quei cosi, funzionerà. Fate attenzione a non bruciare però voi stessi. Questa roba non è uno scherzo. Va bene, va bene, va bene. Possiamo passare in qualche modo? No? Ok, quindi allora qui questo. Ok. Va bene, se siamo fregati sta bomba.
Ok, adesso proviamo questa. Oddio, aspetta che non capisco. Ah, ok, devo tenerla premuta. Ah, visto coso. Ah, ok. Va bene. Ho capito, quindi quando vede un nemico nelle vicinanze poi ci si schianta addosso. Va bene. Potrebbe essere interessante. Fate attenzione a non bruciarvi voi, però. Queste cose non sono uno scherzo. Ah, mamma mia, non riesco a aspettare di mangiare quel curry. Ixi, sta funzionando bene l'acceleratore secondario? Sì, adesso funziona. Ma è strano, il danno non sembra una perdita. Cioè, sembra una cosa fatta apposta. Qualcuno l'ha bruciato? Qualcuno l'ha bruciato? Ma il cattivo giorno non neanche può entrare lì. Che cos'è stato? Lì, ho bisogno di uno status report. Qualcosa, un simile terremoto, sta tutto tremando. Oddio, non si capisce. Vabbè, fare un'evacuazione, immagino. Il miasma è tornato, il boss. Oh, cacchio. Ho festeggiato troppo presto? Bisogna ripetere il Wind God. Cittadini di Newtham City, questa è Alva che vi parla. Il miasma è tornato e sta andando verso Newtham City. Dovete evacuare verso il Coin Palace immediatamente. Smettete di fare quello che state facendo e andate ora al Coin Palace. Izzy, com'è la situazione? 30 minuti. No, aspetta, 20 minuti. C'è troppo lunga la cosa. Vengo a dare una mano. Oh cacchio, si giocavano pure questi. Ah, quindi questo porta lì, eh? Sembra un passaggio segreto. Come nella casa del sindaco. Che cos'è stato? Che sta succedendo? Vabbè, questa è Alva che dice questa cosa. Che il miasma è ritornato, bla bla bla. Alva. John, dobbiamo tornare alla sala controllo velocemente. Forse hanno bisogno del nostro aiuto. Però di qua ci possiamo andare? Inside the dam. Dovremmo andare qui? Forse no. Forse dopo. Boh, proviamo un attimo a uscire. John, dobbiamo andare alla sala controlli e aiutare Alva. E niente, quindi dobbiamo passare da qua, va bene. Quindi, questa cosa delle bombe. Allora. Così. E vai. Ok, così quello adesso funziona. E faremo di qua la stessa cosa.
Ma come ci è andato? Vabbè, lo faccio da qua. Magari incoglionito che non ci va. Da qua per forza. Che palle su miasma, però. Allora, attiva questo. E qua? Ricaricato le armi. Ok. Qua niente. Sta diventando un dolore peggiore nel... Chi è che qualcuno sano di mente ha installato questi cosi? Mr. Sonic Punk, che cosa succede? Quegli affari ti stanno dando problemi? Ah, siete voi due? Beh, sicuramente ci stanno un sacco di mostri qua sotto. E poi, non so, ma qualcuno ha installato questa sorta di roba strana? I normali attacchi sembrano gli facciano niente. C'è qualcosa nel loro scudo nero? Se ci fosse soltanto un modo di mandare una forte e densa energia addosso a loro. Energia, energia. Fammi provare. Hai un'idea? Fai attenzione però. Bello perché loro non... Cioè, almeno lei non ha capito che Mr. The Sonic Punk è Alva. Allora, Energy Bubble con X. Ok. Wow, ce l'hai fatta! Questi gadget, sì, sono fighi, ma non possono niente confronto a te, Sam. Perché non l'hai già fatto? No, no, aspetta. Adesso non c'è bisogno di pensare a questo. Corriamo alla control room. Alva e Isabel hanno bisogno del vostro aiuto. Ok, dobbiamo fare attenzione a sti raggi laser. Allora, se faccio così... In verità volevo una bomba normale, ma mi sono sbagliata io. Ok, quindi forse se faccio da qui non mi colpisce. Perfetto. Però comunque si riattivano, quindi deve essere comunque una cosa abbastanza rapida. Oddio, un pesce palla, che è quell'affare? Come lo attivo? Ah. Vabbè, ho capito. Lo sono portata giù. Allora, ciccia. Oh, cacchio. Questo è un problema. Vieni giù, maledetto. Lasciala in pace. Ok. Allora, porta su. Ok. A posto.
accendi qui. Da un po' non c'era nel lumagone. Reagisci. Questo, interessante. Sempre se me lo fa prendere. Non me lo fa prendere. Posso spostare? Facciamo cadere la colonna? No. Non lo prendo. Non volevo. Ma non me lo sposta. Mica ho capito come lo prendiamo. No, non mi è chiaro. Vabbè, sti cazzi. Ok. Vieni, ciccia. Su, insieme, su. Va bene. Allora, bomba questa. Quindi, qua. E vai. Ottimo. È tutto buio. Accendi qui. Questo? Aspetta. Ah, che male. Vaffanculo. Maledetto. Allora, questo così, accendiamo. Questo si può spostare. Oh, stavolta ok. 150 di sale, ottimo. Chissà come si prendeva l'altro. Non ne ho idea. No, oddio, questi li odio. Vado a cagare tutte e due. Aspetterei prima di... Mamma! Aia. Aspetta. Prima di morire in maniera idiota. Scusa. Oh, che cavolo. La vita ci mettono a crepà. Finalmente, eccovi qui. Mr. Sonic Punk. Ci sono così tante strade da prendere. Come arriviamo alla control room? Non vi preoccupate, so cosa dobbiamo fare. Vedete, tra questi tunnel c'è il Dems Central Sluice. Se aprite quell'affare... ci sarà di nuovo abbastanza potenza per avviare il Wind God. Davvero? Lo faremo allora. Aspettate, aspettate. Prima che ve ne andiate, dovete prima aprire i canali delle fogne. Oppure tutto crollerà sotto la pressione. Le fogne hanno un livello superiore e uno inferiore. Dovete aprirli entrambi. Potete raggiungerli attraverso gli ascensori sia a sinistra che a destra. Va bene. Potremmo cucinare sempre, ma non ho mai niente. Questo è un problema. Tanto salvati, no? Ok. Andiamo prima di qua e poi di là. Quindi ascensore 1.
Quindi questo ci porta giù. E niente, quando la roba te cade in testa proprio. Ok, ho trovato del pesce. Interagisci. Sotto mi sa che c'era. Però non me lo fa prendere. Questo non me lo sposta. Chissà dov'è. Questo è là sotto. Però non c'è modo di arrivarci. Mi pare di no. Va bene. Sti cosetti, eh? Piccoli e bastardelli. Oddio, quanta gente, aiuto. Parliamone. Aspetta, io sono una. Ah. Aspetta. Ma fa bene pure te. C'è altro qui? No, questa riviala. Questa. Però mi prendi questa. Ok. Addirittura. Però per passare da qua, vai. Aspetta che ho acceso quello. Sbrigati, 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 sbrigati. Ok, va bene. È stato utile, dai. Poteva andare meglio, però va bene. Allora, ciccia, ma come prima. Bravissimo. Questi si sono ricreati, mannaggia la troia. Ci conto l'odio. Eccala. Che bello. E niente, me lo andava a fa ma vaga invece. Mamma mia, non mi prende, 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 non mi prende. Vieni qua, vieni qua. Allora, attiva questo. Non fa attenzione mo sto coso che non mi spara in faccia. E niente, io volevo andare da là. Bombe, e questo è chiuso. Vediamo le facce via. Scendi qua. Ok. Azione qui. Fan bene sti cosi. Ok. Allora da qui forse ci arriva. Allora rimetti questa. Ottimo. Torna qui e più al passaggio. E che cacchio. Ok. Va bene.
Mannaggia sti cosetti. Maledetti. Adesso si sposta? Non lo tira? Perché non lo tira? Questi cosi qua forse. Vabbè, pesce palla. Arca troia. Aspetta. Se finisco tutti questi è un problema. Quanto odio quando mi sto a ricaricare. E mannaggia la troia, questi mi colpiscono uguale. Vaffanculo. Adesso di nuovo da capo a 12. Ecco. Oddio. Che è servito sulla fame in faccia praticamente. Ok. Questo è per dopo, va bene. Perché spegnere là? Non lo so. Madonna quanti. Mamma. Grande padella. Niente. Almeno una volta mi ha dovuto prendere. Allora. Qua dice di sparare una bomba. Verso di qua forse. Proviamo. Non mi è chiaro allora. Allora, qui mi devi mettere questa. Mi sa li devo dividere. Quindi ciccia, tu rimani qua. Tu vai qui e tu attiva questo. Ok, metti bomba qua. E attiva questo. Attiva questo. Non è chiaro. No, devo fare praticamente la cosa opposta. Prova un po'. No, mi riporti qui. Quindi tu attivi questo. Allora, attiva questo. E quello va là. Attiva questo. Non ho cambiato personaggio. Allora, questo è così. Questo è così.
Questo è così. Boh, non ho capito allora. Allora, se ciccia, mo la porto qua. Ah. Mo blocco mo questo così. Non va bene. Allora riparta questo di qua. Ok. Poi fai così. Quindi al primo ci deve andare lui e tu vai all'altro. Ok. Quindi tu ti metti a fare questo. Ok, tu ti metti qua. Questa mo fa così. E tu pensi qua. Perfetto. Allora, qua ho sbagliato. No, ho potuto manco riuscire a riprenderla in tempo. Boh, chissà dov'è. Questo, questo, questo e questo. Oh. Quindi così. E tu vieni con me. E ok. Boss? Senza salvare? Ci vostra. Oddio, mi sta più a lei. Dai, dai. Oh, non ho male. Lo potevi ricaricare? Tre pomodori. C'ho pomodori e uova, se mi fa cucinare. Allora, interagisci. Quindi prima parte fatta. Va bene. Dimmi che è una scorciatoia, ti prego. Sì. Ok. Sempre facendo attenzione, magari. A posto. Una cosa è fatta. Adesso posso cucinare un minimo? Si è impallato? Oh, ok. Pesce, pomodoro, uova.
questo. Andiamo a far ramen. Vabbè, due, dai. Seafood ramen. Va bene, buono. Ok, e rifacciamo stavolta per forza con due pomodori. Facciamo un fish sandwich. Così, start cooking. E niente, una merda. Almeno un minimo. Ok, salva. E adesso andiamo a fare l'altra parte, però dobbiamo per forza ricaricarci. Speriamo di trovare altro cibo in giro. Quindi questo in teoria ci porta su. Infatti. Palle questo. Dai, dacci un po' di pesce. No, cavolo. Vabbè, ce ne sono altri. Che faccio? No, eh. Quello rimane acceso, ok. Questo tutto insieme? Quindi uno immagino che spinge e l'altro si arrampica. Troppo pesante, ok, lei si deve... Ma non mi ammazzo? Copro, ma a una certa mi ammazzo, no? Boh, vedremo. Quindi stiamo qua sopra. Oddio mio. Lo sapevo. Gira questa. Non lo so, l'ho fatto troppe volte. Ok, si è spento qui. Aspetta, ti libero io. Dai, torna qua, a posto. Ecco perché c'era un'attenzione lì. Per le lumache. Qua dice tipo effetto scambio. Che scambio dobbiamo fare? Ah, ci posso andare in acqua, ok. Adesso spingi. Va bene. Spingi sto coso, sta in mezzo. Un baule, mi dice che c'è un baule, ma non lo trovo. Non è chiaro, no. Mettiamo qui. Chissà dov'è. Ah, non puoi nuotare? È sola. Quindi bisogna spingere questi per fare una sorta di ponte. Dai. Ok. E però me lo tiri qua così. Tira, tira, tira. A posto.
passa così e da qua. Ok, e questo è fatto. Sono i lumagoni. Oddio. Che rompono le palle. Ecco a che serviva questo. Madonna quanti. Ma che siete matti? Aia. Allora, quelli mi seguono. Vabbè, questi hanno rotto il cazzo. A una certa. Sono fatta male pure io. Oh. Quindi. Piano piano. Ascensore. Aspetta che qua vedo brutta. Un po' di scudo almeno. Ciccia, tu devi rimanere qua. Attiviamo sto coso, va. Mi sa che è meglio così. E vaffanculo. Meglio della pistola. Allora, se vado così e lei fa così, saliamo insieme, ok. Risolto, sì. Allora, ciccia, tu rimani qua. Poi fai qua così. Fai qua così. Se giro questo. Vabbè, vuol dire che dovremo fare. Non c'è modo. Quindi lui è passato. Allora, aspetta, passa pure te. Ah, posso spostare questo, mi sa. Allora, aspetta. Arriva un attimo qua. Ok, tu John. Senza magari fatte male. Allora, aspetta.
Mo lei passa. Ritira qua. Rispingi qua. Lei fa il giro. Bel casino. Prendi questo qua. Spingi qua. Tornate insieme, andate. Ok, ritaglia questo. Ah, quanto odio lisciarlo. Ok. Posto. Ok, la carica si è stabilizzata. Ancora 8 minuti. Il miasma si avvicina al Dragon Market. Pare ce l'abbiamo fatta in tempo. Izzy, mi hai pensato a cosa succederebbe se fallissimo questa volta? Ti prenderei e correrei. Quella roba non riuscirei a raggiungere il mio razzo. E se ti dicessi che vorresti rest vorrei restare? Ti porterei via comunque. Ecco perché sono stata creata. È un robot, Izzy. Ok, abbiamo fatto, è aperto. Manca soltanto la parte centrale. Forse posso andare? Io credo in loro. Come credo in te. Il sistema è sotto attacco. Devo dare un'occhiata. Tornerò. Non lasciare questa stanza, capito? No, no, non lo faccio. Fai attenzione, ok? Ok, adesso dovrebbe essere aperto. Andiamo indietro e vediamo il Central Soluis. Tre mele. Ok. E ce ne possiamo andare anche da qui. Ce l'abbiamo fatta, Mr. Sonic Punk. Abbiamo aperto le cose delle fogne. Mr. Sonic Punk? Non è qui. Guarda la porta è aperta, John. Aspetta, io volevo salvare. Deve essere là dentro. Forse è entrato lì? Andiamo a vedere John. Aspetta, ma che andiamo a vedere John? Aspetta, un momento. Mela, mela, mela. Menta. Macedonia, che ne so che c'è poi. Anzi, con mela solo. E niente, uno schifo.
La torta di mele? Che non cura, però fa un po' di cosa? Di scudo? Va bene. Salva. Ottimo. E direi ragazzi che per oggi ci fermiamo qui e la prossima volta vedremo un attimo nella parte centrale che cosa succederà. Voi mi raccomando, come sempre, mettete un mi piace, lasciate un commento, iscrivetevi al canale, vi aspetto anche su Telegram e al prossimo episodio. Alla prossima, ciao ciao!